anche se non è il nostro ambito tradizionale, perché non riguarda le relazioni tra imprese e consumatori, ma solo tra operatori economici, dove però ci sono comunque fornitori e committenti. Per questo abbiamo ritenuto importante mettere mano al contratto, anche perché con questo strumento molto peculiare pensiamo di poter contribuire al grande obiettivo di questo paese di procedere rapidamente verso la digitalizzazione del proprio sistema imprenditoriale, composto spesso da piccole e medie imprese che non hanno al loro interno diciamo, forti strutture informatiche, perciò devono necessariamente avvalersi di fornitori esterni. Sappiamo, ma lo diranno molto meglio di me i relatori che seguiranno, che tra il mondo delle piccole imprese che conoscono bene il loro mercato e quello dei sistemi informatici c'è una forte asimmetria informativa, ci sono grandi differenze e difficoltà di dialogo, almeno in una fase iniziale. Non si tratta qui di acquistare un prodotto, quindi mordi e fuggi, ma un servizio che comporta un ingresso di una società appunto fornitrice. Per mesi e mesi, insomma, per un lungo periodo nell'impresa. È un rapporto particolare, direi più un vero e proprio progetto nasce quando entra in gioco, diciamo, una modifica forte, una forte digitalizzazione dell'impresa. Ci deve essere fiducia e collaborazione e riteniamo che alla base di tutto ciò un buon contratto. E questo è un contratto quadro, ovviamente, poi lo vedrete meglio, si adatterà alle esigenze di ciascuna impresa, che però delinei una cornice chiara e condivisa, può essere un ottimo punto di partenza. Il nostro metodo di lavoro è mettere intorno al tavolo, quindi offrire noi una sede fondamentalmente, mettere intorno al tavolo le parti. Abbiamo quindi le associazioni che rappresentano gli utenti, Auze ed Adaci, che ringrazio, e le associazioni che rappresentano i fornitori di tecnologia, Assinform e Assintel, che parleranno perché, diciamo, durante l'anno che si sta concludendo hanno partecipato attivamente ai lavori del tavolo, esprimendo i loro punti di vista e diciamo il ruolo della Camera, grazie al fatto di mettere a disposizione un esperto, in questo caso l'avvocato Casucci, che ringrazio in modo particolare, sono riusciti a fare questa operazione di mediazione elaborando un contratto che ora vi verrà presentato nel dettaglio. È un lavoro delicato, siamo però abituati da anni a farlo e agire in questo modo. Riteniamo che sia il modo più opportuno. Perché questo contratto è già stato masticato, è già stato, diciamo, ha portato a delle lunghe riflessioni, a dei punti di mediazione, per cui riteniamo che possa essere un valido punto di partenza da offrire già così pronto, ovviamente dovrà essere poi reso e personalizzato con tutti, diciamo, i capitolati, gli allegati tecnici, insomma, specifici, ma diciamo, prevede una serie di aspetti che magari nella foga di cominciare un servizio nuovo ci si dimentica. Invece, grazie al ruolo importante delle associazioni, sono state previste molti imprevisti, diciamo così, anche se può sembrare una contraddizione. Io quindi ringrazio ancora sia i partecipanti al webinar, che so essere numerosi, e tra questi ci sono tante imprese a cui speriamo di offrire un utile servizio, e soprattutto ringrazio tutti i relatori che seguiranno, perché con il loro approccio entusiasta di grande professionalità ci hanno consentito di realizzare un prodotto di cui siamo orgogliosi. Ora lascio la parola a chi appunto all'avvocato Casucci, che ci presenterà nel dettaglio il contratto tipo e poi aprirà, insomma, la tavola rotonda. Grazie. Mille grazie, dottoressa De Franco. Sono particolarmente felice e onorato di essere stato coinvolto in questo progetto, di cui di fatto sono stato, come dire, un po' il pivot, almeno nella stesura, stando attento a recepire tutte le varie prospettive e appunto a ricercare momenti di mediazione tra i vari contrapposti interessi. Condivido lo schermo in modo da poter permettervi di vedere il programma e poi condividere anche quella che è la presentazione del file editato, che poi Io diventa accessibile. faccio quando tutte le Vediamo se è visibile. Per qualche motivo adesso, come al solito, non me lo fa vedere. Vediamo se... Ah, giusto, l'avevo dismesso, scusatemi. Riuscite a vedere lo schermo che è steso adesso? Benissimo. Ottimo. Qui trovate né più né meno il programma che avete ricevuto. Quindi do semplicemente un'indicazione tempistica. Ci proponiamo di arrivare al dibattito intorno alle 16:30, dove daremo spazio a tutte le eventuali domande,
che potrete indirizzare a tutti i vari relatori. Il mio ruolo è quello di arrivare a presentare la struttura del contratto e la filosofia che lo ha ispirato, anche dal punto di vista grafico, e successivamente daremo la parola a tutti coloro che hanno partecipato attivamente, rapportando all'esigenza di trovare una soluzione bilanciata tutte le varie diverse prospettive in gioco. Quindi abbiamo, per primo avremo il dottor Stucchi dell'AUSED, la dottoressa Federica Dalla Noce, l'avvocato Francesco Onofri e da ultimo Stefano Baroncini, l'ispiratore del progetto che ha sollecitato questa iniziativa. Il mio ruolo quindi sarà poi di mediatore, anzi di moderatore, scusatemi, anche di mediatore. E passo subito quindi a darvi quindi la presentazione del progetto finito. Il progetto finito si presenterà così: un file PDF di una ventina di pagine, anzi 26 pagine circa. In cui lo metto a full screen perché è più facile vederlo così, formato diciamo A4. Trovate la presentazione e i riconoscimenti dei crediti di tutti coloro che hanno partecipato, di cui oggi avrete evidentemente testimonianza diretta da parte dei relatori. Ed entriamo nel vivo del documento. Il documento, come tutti i documenti di natura legale, è strutturato con un indice a cui fa seguito. Punto per punto, come vedete, la possibilità di saltare da un punto all'altro grazie all'interattività, tutte le varie logiche che sono alla base di un normale contratto, con però ovviamente una strutturazione in clausole e sottoclausole dirette a rendere armonico questo lavoro di rispetto di interessi delle varie due prospettive essenziali, la prospettiva del cliente e la prospettiva del fornitore, tanto per cominciare. Si è diciamo, declinato in un numero di 22 clausole, quindi non volevamo assolutamente creare un modello all'americana dove si corre il rischio di perdersi, ma per avere invece al contrario una struttura molto chiara, logica di quelle che sono gli elementi che stanno alla base di un qualsiasi contratto, seppur tenendo presente tutte le varie caratteristiche necessarie. Graficamente il contratto è strutturato in questo modo. E con una parte del testo, direi 2/3, diretto a raccontare e a esprimere sostanzialmente quelle che sono le clausole e per facilitare l'impiego i commenti che di volta in volta abbiamo ritenuto opportuni per poter guidare il senso. Questo perché è ovvio che le parti sono libere, di, ad esempio, rendere personalizzato il tutto, ma in questo modo noi, ad esempio, ci siamo permessi di ricordare il significato delle premesse. Questo è un aspetto che da avvocato purtroppo trovo frequentemente poco coltivato. Le premesse spesso sono, come dire, un'infiorettatura iniziale. Si dice che premesso che A vuole fare questo, premesso che B vuol fare e offre questo, le parti decidono di operare. Una premessa del genere è una mera cosmesi, non serve a nulla. Le premesse giuridicamente servono a poter esprimere tutte le ragioni che hanno animato la volontà delle parti per addivenire all'accordo. Questo senza necessariamente porre delle condizioni espresse nel contratto, ma che diventano giuridicamente, scusatemi la parola, ma è così, la cosiddetta presupposizione dell'accordo. Ciò che sono le ragioni economiche, fattuali, che hanno determinato le parti nell'accordo. È chiaro che se la presupposizione dovesse mutare o il contratto fosse basato su una presupposizione diversa da quella che le parti hanno negoziato, ecco che il contratto rischia di essere, tra virgolette, in qualche modo condizionato da quelle che le parti hanno definito nelle premesse. La presupposizione giuridicamente è opponibile solo se entrambe le parti sono a conoscenza di questi motivi, motivi sostanziali, non motivi in senso giuridico. Pertanto, comprendete bene che alla premessa va dedicata attenzione. Per questo non se n'è solo A e B e C, questo A e B e C sono le cose banali. Qui io invito sempre a poter meglio esprimere nelle premesse tutto ciò che, pur non rientrando nell'argomentazione contrattuale di dettaglio, determina la volontà delle parti, perché permetterà poi, in un'ipotesi di conflitto, di guidare il giudice o l'arbitro nella giusta direzione. Quindi fatene un uso intelligente e non consideratelo come una mera, visione cosmetica di un documento scritto. Qui trovate per ogni, non per tutte, ma per alcune, la necessità di spiegare alcuni elementi. La definizione è un altro elemento che spesso viene trascurato, dove invece però si riesce a circoscrivere o a ampliare l'oggetto che
fa parte dell'indagine o dell'elemento contrattuale. Pertanto anche lì cura nella stesura delle definizioni. Questi elementi, premesse e definizioni, spesso vengono trascurate, almeno trascurate la parte meno attenta, per poi riverberarsi in maniera, come dire, sgradita in un momento in cui si va a discutere e si dice no, guarda che il contratto riguarda quella specifica parola, ma che si intende specificamente limitata a questo. E con questo quindi si può correre il rischio di avere due visioni diverse della volontà contrattuale. Quindi attenzione a questi elementi. Per il resto, è utile che sto a fare l'analisi specifica, lo potete scaricare e studiarlo, è un contratto quadro, è un contratto che prevede necessariamente la possibilità di inserire dei dettagli specifici, in particolare poi i relatori spiegheranno su quali allegati avere un'attenzione e così via, e di volta in volta tutta l'intera struttura contrattuale è disegnata in questo modo. Quindi ovviamente la volontà non è quella di illustrare adesso i dettagli, perché non è una serie, tra virgolette, di analisi testuale, però vi invito a farne un uso intelligente, il segnale di passaggio rispetto alla precedente esperienza, perché esisteva un precedente documento, è stato quello di sgravare, dalle formalità. Io da legale conosco e so quanto purtroppo i formalismi rischiano di rimanere incomprensibili dagli utenti diretti. E gli utenti diretti, intendo i contraenti, non si trovano rappresentati magari in un testo che il legale non riesce a tradurre, probabilmente perché non riesce a entrare nella testa negoziale. Quindi il mio grande sforzo in questo tavolo, e ringrazio tutti i partecipanti che mi hanno permesso anche di crescere dal punto di vista tecnico, non solo io dal punto di vista legale, è stato quello di capire e tradurre le esigenze reali in qualcosa che possa essere letto e scritto e riconosciuto da tutti come qualcosa di comprensibile, sapendo che poi gli eventuali conflitti che si corrono andranno risolti da un terzo soggetto che è, ripeto, o un giudice o un arbitro. Nella migliore ipotesi un arbitro specializzato, nella peggiore un giudice generico, il quale leggerà e potrebbe non capire e potrebbe misinterpretare l'esito di quello che è la possibile corretta interpretazione e giudizio di un conflitto interpretativo. Quindi il grosso lavoro che è stato fatto è stato quello di sfrondare dai inutili legalismi, andare a essere più chiari possibile, cercare di eludere evidentemente le possibili equivocità. Ci saranno genericità, ma perché le genericità sono lasciate alla libertà delle parti. Abbiamo però cercato di eludere le equivocità. In questo devo dire l'attenta partecipazione di tutti i delegati che qui trovate rappresentati è proprio diretta a generare questo effetto. Io ho concluso il nostro slot di 15 minuti di presentazione per essere proprio attento ai tempi e quindi vorrei approfittare di condividere con voi tutti, e quindi faccio lo stop share lasciando poi ai relatori di volta in volta coinvolti, la parola in sequenza come da programma ai vari contributi che sono stati offerti. Pertanto suggerisco, anzi come da programma, passo la parola al dottor Mauro Stucchi, il quale analizzerà il tema del contract management in particolare come elemento di generazione del valore nelle governance. A lei la parola, ricordandole che abbiamo 15 minuti da adesso. La ringrazio, Avvocato Casucci, mi presento, appunto, sono Mauro Stucchi, e sono un contract manager che ha avuto l'opportunità di collaborare a questa tavola rotonda per conto dell'associazione AUSED, e presenterò in questi 10-15 minuti dedicati alla mia relazione l'importanza del contract management come disciplina per creare valore nella gestione dei progetti e dei servizi di outsourcing informatico mediante, ma non solo, l'utilizzo di modelli contrattuali condivisi come quello che è stato fatto insieme all'avvocato Casucci e a tutte le associazioni presenti a questo tavolo. Prima di cominciare mi avvarrò di qualche slide giusto per tenerle come supporto, ma questo non vorrà togliere tempo alla tavola rotonda che faremo successivamente. Vedo che c'è già qualche domanda in chat relativamente alla disponibilità del modello, verrà reso disponibile al pubblico dopo questo webinar con modalità che verranno comunicate dalla Camera di Commercio. Questo per rispondere ad alcune delle domande che stanno arrivando in chat. Allora, condivido lo schermo.
Ditemi se vedete, per favore. Sì, tutto chiaro. Ok. Ok. Allora, dicevo, io come contract manager collaboro a questo webinar, ho collaborato a questa tavola rotonda per la creazione di questo modello contrattuale per conto di AUSED, Associazione Utilizzatori Sistemi e Tecnologie dell'Informazione. Vorrei focalizzarmi nella fattispecie sul concetto di contract management come disciplina per creare valore all'interno dei progetti e dei servizi. Noi appunto abbiamo questo modello contrattuale che, come ha detto l'avvocato Casucci, la cosa più importante è che sia condiviso tra le parti, nel senso che il fatto che un contratto sia condiviso tra le parti consente alle parti in gioco di definire a priori quali sono le regole d'ingaggio e la gestione di tutti i possibili eventi che potrebbero avvenire durante la gestione del progetto e del servizio, in maniera condivisa appunto tra le parti e non univocamente imposta da una parte all'altra, nell'interesse sia di tutelare le relazioni tra cliente e fornitore e sia di massimizzare i benefici che potrebbe avere, che avrà lo svolgimento del progetto o del servizio nell'ottica di massimizzazione del valore. Quindi una relazione virtuosa tra cliente e fornitore e anche con gli stakeholder del progetto o del servizio, tipicamente i clienti interni, quindi il team di progetto, gli utilizzatori delle soluzioni informatiche o le divisioni di business committenti che hanno la necessità di utilizzare un certo servizio che viene dato in outsourcing, il fatto che ci siano delle regole stabilite a priori, condivise e che tutelino gli interessi di entrambe le parti con oneri e onori, quindi con obbligazioni e vantaggi per entrambe le parti, genera sicuramente un vantaggio sia per le relazioni e quindi in ultima analisi per il raggiungimento degli obiettivi e consente di gestire innanzitutto di analizzare i rischi e le opportunità, come gestire i rischi e come sfruttare eventuali opportunità che dovessero presentarsi già nelle fasi iniziali, quindi in fase di negoziazioni, in fase di definizione di tutti quei paletti contrattuali che poi andranno a definire la relazione e poi in corso d'opera. Perché se io ho un contratto condiviso tra le parti che stabilisce che vengano gestiti dei rischi in una determinata maniera e stabilisce come debbano essere gestite eventuali opportunità che dovessero crearsi in corso d'opera, vedi per esempio l'opportunità di varianti di progetto che verranno discusse negli interventi successivi, ecco che io ho stabilito tutte quelle regole sempre d'accordo tra le parti per poter avere una gestione che sia finalizzata all'obiettivo e sempre nell'ottica di migliorare e di mantenere un livello di qualità e di efficienza del progetto e del management che gestisce il progetto e che ne è responsabile dei relativi risultati. Non ultimo, tutto quello che avviene nel corso di un progetto regolato da un contratto funge da lesson learned, quindi da lezione per eventuali contratti successivi dello stesso tipo o che possono sfruttare specificità simili a quelle affrontate nel progetto effettuato. Quindi, dicevamo, contract management, disciplina che regola i rapporti cliente-fornitore nella definizione e nel ciclo del progetto, del servizio e nel ciclo di vita dello stesso. Tra gli strumenti di contract management ce ne sono di diverso tipo, sia manageriali sia tecnici. Il contratto è la base perché definisce le relazioni tra le parti. Di quello che ha detto l'avvocato Casucci mi colpiscono e mi preme sottolineare due parole. Il discorso condiviso di cui ho appena parlato, cioè qualcosa che sia condiviso tra le parti nell'interesse e nel beneficio di entrambe, e didattico, il discorso delle spiegazioni che descrivano l'importanza di scrivere o di
gestire e mantenere determinate clausole contrattuali che gestiscano il rapporto nell'ambito di un progetto. Questo perché, come diceva anche la dottoressa De Franco, diciamo nell'ambito informatico c'è più attenzione alla tecnologia piuttosto che agli aspetti contrattuali, che vengono magari visti come qualcosa di formale. Invece in altri settori dove il progetto ha meno carico, il prodotto che viene fornito ha meno carico innovativo, però la contrattualistica è più definita tra le parti e diciamo già più strutturata. Quindi è importante introdurre certi concetti di contract management e di gestione contrattuale condivisa e completa anche nel settore informatico, affinché il contratto non sia, diciamo, un qualche cosa che va fatto a tutti i costi, un qualche cosa che è una lettera morta per il procurement per fare un ordine, ma che appunto regoli tutto il ciclo di vita e le relazioni tra le parti. Quindi il contratto è la base del contract management, è un modello di contratto ben definito e adatto allo scopo, come quello che abbiamo scritto con l'avvocato Casucci, comporta vantaggi di knowledge e riduce i tempi di negoziazione, perché non si parte a scrivere un contratto da zero, ma si parte da una bozza che va adattata caso per caso alle specifiche situazioni. Quindi, nell'ipotesi in cui le controparti accettino questo modello contrattuale, c'è solo da affinare, non c'è da scrivere da zero. Aumenta il potere contrattuale e la consapevolezza dei margini di azione, quindi cosa posso fare, cosa non posso fare, cosa devo fare e cosa non devo fare, quindi quali sono le obbligazioni di ciascuna controparte all'interno della gestione del progetto, aiuta le relazioni cliente-fornitore, sia in generale sia definendo come gestire quegli eventi contrattualmente rilevanti che potrebbero avvenire in corso d'opera, come la gestione del piano di lavoro, che potrebbe essere da cambiare o da aggiornare in base a quello che avviene in corso d'opera, con eventuali ripianificazioni che identifichino cause e rimedi, procedure di escalation per gestire e risolvere eventuali issue con diversi livelli di escalation, con più livelli di management, prima di arrivare a eventuali contenziose, e criteri di accettazione che definiscono se il progetto o servizio è accettato, con quali test e con quali condizioni, introducendo il concetto di accettazione condizionata, ovvero soprattutto su aree, diciamo, informatiche, dove il risultato non è bianco o nero, ma ci potrebbero essere livelli di accettazione basati sul raggiungimento o meno di determinate performance di servizio. Ecco che l'accettazione condizionata può stabilire cosa il fornitore deve fare o cosa il cliente deve corrispondere per considerare l'obbligazione chiusa, quindi l'obiettivo raggiunto, no? Anche nel caso in cui ci siano state delle mancanze lievi e quindi tali da non pregiudicare la buona riuscita del progetto nella sua interezza. Tipicamente stabilire, non so, delle liquidated damage o comunque delle condizioni che il fornitore deve rispettare per considerare il contratto comunque completamente assolto nonostante delle piccole mancanze. Piccole quanto stabilito nel contratto. E poi gestire le varianti di progetto, se il cliente chiede un change. E su questo poi la dottoressa Onofri farà dopo di me, dopo il mio intervento, una parte successiva di questo webinar, un intervento dedicato a come gestire le varianti in corso d'opera di un progetto o di un servizio, eccetera, eccetera. Ci sono diversi aspetti contrattualmente rilevanti che possono essere gestiti da contratti come questo, no, che parte da un ottimo modello, eventualmente affinato in fase di negoziazione affinché sia compliant con le specificità del singolo progetto. Quindi, giusto per chiudere l'ultimo minuto, senza dilungarsi troppo, troverete all'interno del contratto molti aspetti e molte clausole che si focalizzano
su questi concetti. Ne riporto solo alcune che l'avvocato Casucci potrà eventualmente spiegare meglio in caso di domande. Il fornitore pone in essere gli adempimenti dovuti secondo i tempi e le fasi ivi contenute, che comporta che il fornitore ha certe obbligazioni entro certi tempi, ma il cliente deve metterlo in condizione di poter lavorare. Quindi è un contratto a beneficio bilaterale, non di una parte sola. Oppure, entrambe le parti si impegnano a monitorare queste fasi, segnalando in buona fede eventuali problematiche. È il concetto di early notification, alzare la mano quando succede qualcosa, eventualmente usando le procedure di escalation, prima che il problema sia risolvibile. Classico caso di quando si chiude la stalla e i buoi sono scappati. Oppure, caso in cui la verifica delle parti rivelasse incongruenze rispetto a quanto pianificato contrattualmente, le parti si impegnano in buona fede a determinare le modalità opportune per procedere comunque a accettare il contratto in maniera parziale, il risultato in maniera parziale, giudicando la prestazione quindi conforme, previo il pagamento eventuale di alcuni liquidated damage, non necessariamente corrisposto in maniera economica, ma anche attraverso altre modalità, quali per esempio giornate aggiuntive di supporto che il fornitore deve corrispondere, oppure prolungamento dei periodi di garanzia, o cose simili che comunque a quel punto saranno già state definite dalle parti contrattualmente per essere preparati a che cosa fare nel caso in cui ci sia un evento di accettazione parziale. Oppure, in caso di mancato rispetto da parte del fornitore dei termini previsti, ci sono delle penali, possono essere regolate dalle parti, eventuali penali, però per responsabilità esplicitamente dovute ad eventi sotto le responsabilità del fornitore, quindi escludendo eventuali eventi che sono accaduti e che hanno fatto andare in ritardo il progetto, ma che non dipendono dalla responsabilità del fornitore. E ci possono fare eventuali altri esempi di questo tipo, ma appunto per questo lascerei la parola poi successivamente, dopo tutti gli interventi, ad eventuali domande, e se ne può parlare in una tavola rotonda con tutti i relatori. Magnifico, tempismo straordinario, preciso al minuto. Molto bene. Devo togliere la condivisione, scusatemi. Sì, grazie. A questo punto comunque chiedo alla dottoressa Dalla Noce di prepararsi e di prendere a questo punto la condivisione dello schermo per poter poi proiettare le proprie slide. Ok. Bene, prego. Bene, buongiorno a tutti, è un onore essere qua con voi a discutere di tematiche così importanti. Io vi porto, diciamo così, il risultato di questo gruppo di lavoro e il punto di vista dell'associazione, l'associazione degli acquisti, quindi dei direttori acquisti italiani sui contratti di outsourcing complessi, e ci tengo a sottolineare sul contratto di outsourcing complesso. Due parole su di me. Sono vicepresidente dell'associazione. Per chi non mi conoscesse, sono un manager che ha una società, il nome della società è Apple Play Consulting, e mi occupo in realtà di settori sia apparel che tecnici, come quelli produttivi. Nel tempo ho sviluppato molto interesse al risk management, un po' per la mia funzione, diciamo così, da CFO, e sugli aspetti che potevano generarsi nella catena di fornitura e già dal momento della contrattualizzazione. Di cosa, diciamo così, parlerò oggi? Riuscite a vedere bene le slide? Perché a me sembrano un po' grandi, un po' sgranate. Le vedete bene? Sì? Perfetto. Sì, ci vede bene, dottoressa. Grazie. Cinque punti. Un'informazione intanto
che dovrebbe dare il contratto è quella in sede di preparazione del contratto e della ricerca del fornitore dover dare tutte le informazioni potenziali ai fornitori. E qui abbiamo qualcosa da considerare. Da considerare che l'evoluzione che c'è stata in ambito ICT è iniziata molto tempo fa. Già dal passaggio dell'euro abbiamo assistito a un'accelerazione, un'evoluzione molto profonda delle nuove tecnologie. L'aspetto tecnologico, nonostante tutto, oggi ha determinato anche dei cambiamenti normativi, anche dei cambiamenti di compliance. Si pensi all'UNI, l'UNI sta emanando una normativa diciamo così, su settori specifici, quindi ITC energetico, ogni anno, e questo comporta per le funzioni procurement continue verifiche in sede di attivazione di un nuovo fornitore. Il secondo punto è proprio il legame, a volte un mismatch fra le parole normazione e innovazione. Devo dire che la normazione dovrebbe riferirsi in genere a problemi potenziali o effettivi e a disposizione di disposizioni in materia di utilità per tutti. Per quanto riguarda invece l'innovazione, l'atto di innovare, che è un po' più caotico, la tecnologia ci sta aiutando in questi momenti, tanto è vero che si creano delle nuove situazioni che devono essere anche tutelate. E l'innovazione può anche nascere all'interno del contratto di outsourcing. Il secondo scenario che pongo come riferimento è la transizione al digitale e quali sono state le strategie del procurement e le strategie di acquisto. Beh, lo scenario è molto complesso. Io mi riferisco spesso all'outsourcing anche di intere parti delle funzioni acquisti. Per quanto si riguarda l'outsourcing, cioè la ricerca anche di nuovi fornitori, oppure l'organizzazione delle gare, oppure ancora la scelta del fornitore su cui appoggiare intere funzioni. In questo caso il procurement ha proprio quella capacità di ricercare le ottimizzazioni, ma le ottimizzazioni nel contratto, non solo l'ottimizzazione intesa come capacità del fornitore di fruire il suo servizio. E per questo ci sono molti modelli contrattuali. Ogni modello contrattuale deve essere calato però in un ambiente specifico, a tutela sia del committente che del fornitore. La seconda attenzione che ha il procurement è la selezione del fornitore sulla base di criteri di preferenza, ma per fare questo deve essere molto chiaro l'oggetto del contratto. Devono essere, diciamo così, dichiarate dal budget owner i profili del servizio, i profili e il contenuto della performance del contratto. Spesso tutte queste informazioni in realtà sono un divenire fra il procurement e il budget owner e anche in un colloquio con una terza parte che è il fornitore o i più fornitori di servizi. Ecco che l'approccio a questa integrazione del contratto, al passaggio di informazioni su un'ente, a questo ciclo di vita della definizione del contratto è molto lungo. Io ho fatto un esempio su un contratto di implementazione di un sistema informativo, ma non vuole essere fuorviante né limitante. Volevo solo dire che gli step sono tanti, partono da un'indagine preliminare che fa il cliente interno, ma che deve fare anche il procurement, pensando a che cosa può trovare in alternativa sul mercato, sia di prestazione di servizio complessa che di fornitura invece di un software con un grado elevato di sviluppo, e quindi di identificare le logiche e il driver di costo. Molto spesso in realtà la funzione, vedete, non è coinvolta come da questa slide in fase 1, cioè nella fase di indagine preliminare, ma noi siamo coinvolti molto spesso in una fase molto più avanzata,
cioè in una fase in cui abbiamo già il problema della stesura di un contratto e quindi ci troviamo con più interlocutori, cioè c'è l'area magari ICT oppure il budget owner, un'area interna, il procurement è illegale. Quindi siamo già in una fase dove a volte il fornitore è già stato deciso nelle sue caratteristiche, quindi questo lascerebbe lo spazio solo a una mera difesa contrattuale nella stipula del contratto oppure a una gestione della vita del contratto nelle fasi successive, non solo nella selezione, ma esattamente nelle modifiche dei rapporti fra le parti. Nel caso molto critico della sostituzione, per esempio del fornitore, anche qui possiamo identificare diversi approcci. C'è chi ha un approccio standard che utilizzerebbe sempre lo stesso tipo di contratto, chi invece ha una moltitudine di contratti. Anche qui per noi contratto complesso ha significato non solo un uso del software, ma considerare anche le licenze di implementazione, lo sviluppo ad hoc, l'assistenza dopo il go live dell'attività, quindi tutta una serie di attività complesse che mettono nell'insieme anche di un contratto di outsourcing una moltitudine di deliverable. Quindi in queste fasi il processo è veramente complesso. Qual è lo scopo del procurement? Lo scopo del procurement non è solo quello di ridurre i rischi e quindi gli impatti e la gestione del contratto nella vita aziendale, ma anche quello di produrre un saving. E il saving interessa tutte le parti. Perché? Perché attraverso il contratto di outsourcing il vero scopo che hanno le parti è quello di efficienziare. Efficienziare vuol dire un'altra prestazione con un costo inferiore. Quindi passiamo al secondo problema, che è il problema della cultura, perché veniamo coinvolti in una fase così avanzata. Molto spesso perché il budget owner ha bisogno di farsi un'idea, di sviluppare il progetto, di ricercare i fondi, di incominciare a ripensare al proprio processo interno. Poi si confronta con l'ambiente esterno. E quindi un'altra volta il processo interno, le sue idee di progetto può cambiare. Poi c'è una problematica che sono quella delle alternative, le soluzioni. Cioè se io dovessi scegliere un fornitore di ICT complesso a Londra, probabilmente avrei una lista nella sola Londra di oltre 2.300 aziende. Perché? Perché alta innovazione, alta obsolescenza, un ciclo di vita anche molto breve delle aziende che offrono questo servizio. Quindi esiste in questo mercato, che è molto specifico, anche delle criticità che a volte sono legate al verticale, cioè al settore, all'ecosistema delle infrastrutture, pensiamo alle smart city, oppure all'attenzione che i partner o i network che noi intercettiamo hanno verso attenzione alla propria aspetti contrattuali come la proprietà intellettuale. E quindi questo gap informativo fra il procurement e il cliente interno molto spesso provoca anche delle assenze a livello di contratto. Perché? Perché se il contratto è un accordo fra due o più parti, ma un accordo in cui il committente o l'outsourcee trasferisce ad un altro soggetto, outsourcer, provider, vendor o partner, anche intere funzioni che quindi sono attività necessarie proprio allo scopo di individuare una sorta di imprenditorialità, l'interesse dovrebbe essere un interesse condiviso prima all'interno dell'azienda, quindi condiviso dal board, condiviso dalla parte IT, condiviso dall'area procurement e condiviso dal legale. Perché interessa? Perché, come si diceva, il contract management porta valore? Bene, il business process porta valore, allora devo ridurre le attività che sono a basso valore, devo ridurre i tempi di elaborazione, devo ridurre i costi di gestione. Questo significa mettere molte informazioni in un contratto complesso che prevede l'esternalizzazione di intere funzioni, il portare l'ICT con nuove tecnologie come può essere la blockchain, la mobility,
firewall complessi a tutela dell'azienda. Quest'anno, per esempio, in Veneto ci sono state aziende, signore aziende, Geox, Safilo, che sono state, diciamo così, penetrate, no? Attraverso il remote working. E quindi il contract management, come ha ben anticipato l'avvocato Succhi, ha proprio la necessità di dover gestire non solo il contratto in time material, ma anche nella sua fase di implementazione la riduzione dei rischi delle variazioni di contratto nella storia della relazione fra due o più individui. E per far questo dobbiamo essere in più, non solo il procurement. Ci sono ancora 5 minuti, glielo do come time. Grazie mille. E arriviamo all'ultimo punto, l'allineamento delle informazioni. In genere il procurement legge segnali deboli del mercato, cioè legge a volte il bisogno latente sul mercato di fornitura, legge l'andamento, diciamo così, poco flessibile del fornitore, oppure legge le distorsioni del mercato in caso l'azienda, diciamo così, in questione ICT abbia delle difficoltà anche economiche. Quindi organizzativamente il procurement, leggendo il mercato, però può leggere non solo i segnali deboli, ma anche quelli più forti, può cogliere l'innovazione, la tecnologia, le best practice, può cogliere anche le alternative, che non sono solo il pay per use, il lease o il buying. Sono delle situazioni che possono essere studiate a variazione del contratto. Quindi arrivo alle riflessioni di qual è, diciamo così, perché Adace è qui nel supportare lo sviluppo, diciamo così, di questo contratto. Proprio perché nella definizione del contratto in genere sono dei contratti anche di 100-110 pagine con degli allegati tecnici molto pesanti. Chi non ha in casa un contratto cloud o un contratto di rete? E sono contratti che servono ormai costantemente. Il procurement legge come critico il mercato per trovare delle soluzioni, sentendo anche degli altri interlocutori e cercando di informare di queste criticità gli stakeholder, dando alternativa. Non è diminuire, è portare un valore aggiunto, un punto di vista diverso da chi non gestisce la performance direttamente del fornitore. E poi abbiamo la performance, cioè l'idea che il contratto vada in qualche modo misurato, monitorato, e questo è un ruolo che è posto in capo come responsabilità al procurement, che deve trovare degli indicatori di efficienza. Il terzo è la costruzione anche di un processo partecipato di informazioni fra i vari interlocutori, in modo da fornire in tempo reale, prima che accadano le cose, tutte le variazioni in termini di tempo, risorse, variabilità, sostituzione del fornitore. Quindi la gestione del contratto in sostanza porta delle complessità che il procurement legge, in una complessità di costi fissi e variabili, nell'ottimizzazione delle risorse umane. Oggi le risorse umane specializzate anche in ambito ICT sono le più ricercate e hanno dei costi elevatissimi. Sono giovani, ma molto con dei profili molto particolari. Quindi in tutti questi profili il procurement valuta gli should cost, i costi che dovrebbero essere, i costi che non sono come benchmarking a volte presenti sul mercato. Valuta l'obsolescenza e tutto questo deve essere incluso in un contratto. Quindi che cosa fa il procurement? Il procurement è fra le parti un ente di presidio e anche nella stesura del contratto è un ente di presidio. È un ente che presidia con due diverse metodologie: il valore corrente, cioè il ritorno della performance e eventualmente l'aumento dei costi, oppure il valore futuro, che è quello tangibile invece di ridurre un rischio sulla tecnologia o un rischio invece di rottura contrattuale, un rischio di ritardi, dei disservizi, e quindi valutare il tangibile valore del business. E per concludere vi lascio con una frase del nostro Eraclito che diceva, questo la trovo molto calzante sul contratto di outsourcing, che diceva: unire ciò che è completo e ciò che non lo è, a chi non è concorde, ciò con chi è discorde, ciò che è in armonia e ciò che è in contrasto. Perché
firmare un accordo con degli allegati a volte di 110 pagine richiedono mesi di analisi e quindi sono contratti che molto spesso non sono un plug and play. Quindi anche tutto questo, diciamo così, la presentazione dell'avvocato Casucci che ha diviso, diciamo così, il contratto per capitoli, serve anche un po' a guidare nella lettura, buttando un occhio sui punti critici di questi contratti che sono molto complessi. Ecco perché invito sempre ad avere un team allineato con almeno tre o quattro figure che rappresentate nella definizione del contratto, proprio per integrare al più possibile le parti e descrivere ciò che è reale e ciò che potrebbe essere. Grazie. Posso, scusate la digressione, è venuto troppo bene, nel senso che sembravamo d'accordo. Siccome Eraclito diceva che tutto scorre e niente è immutabile, adesso passiamo a parlare con la dottoressa Onofri del change management delle varianti. Esattamente, grazie mille. Passo prego. Adesso, chiedo alla dottoressa Vanoce di dismettere la sua full view di condivisione dello schermo al fine di permettere invece alla collega Onofri di prendere la posizione. Grazie. Ecco qua. Mi vedete? Sì. Qua. Buonasera a tutti, io mi presento brevemente anch'io, sono Francesco Onofri, sono il responsabile dell'ufficio legale del gruppo di EXI Technology in Italia e volevo ringraziare la Camera di Commercio e anche Anitec Assinform che diciamo qua rappresento per questa bella opportunità di aver partecipato a un tavolo che mi ha permesso una volta di più di continuare a fare il lavoro che deve fare un legale che scrive, come diceva la dottoressa Dalla Noce, un complesso o comunque un contratto di outsourcing che solitamente anche il più piccolino non è mai così facile e scontato, ma che necessita di mettersi nei panni non solo di noi fornitori, ma essenzialmente dei clienti, perché inevitabilmente un contratto non può che essere il frutto, no, di un accordo che riflette le esigenze di entrambe le parti. E questo, diciamo, il tavolo di lavoro ha rappresentato esattamente questo. Quindi una volta di più ci ha permesso di, fare questa attività di armonizzazione tra le varie esigenze. Io vado allora subito al punto e presento infatti proprio quello che viene chiamato dagli americani, perdonatemi infatti il titolo inglese per retaggio anglosassone, change process, ovvero il fatto che un contratto IT è un contratto tendenzialmente vivo, cioè un contratto che dura anni di default, si può dire quasi, e sicuramente riguarda aziende piccole, ma spesso, molto più spesso, medio-grandi, che hanno negli anni le esigenze più varie. E quindi è un contratto vivo che non si può mettere nel cassetto, ma appunto anch'io, senza quasi neanche esserci accordati, come dicevano i colleghi, bisogna assolutamente che rimanga uno strumento vivo di regolamentazione dei rapporti tra le parti. Quindi banalmente bisogna innanzitutto definire che cos'è un cambiamento, che cos'è un change. Ci sono interi allegati dedicati solitamente nei grossi outsourcing al change che richiedono una veramente estenuante negoziazione, perché ovviamente se non è ben definito il processo e l'ambito può spostare di molto sia un eventuale business case del fornitore e quindi quello che il fornitore è tenuto a dare al momento della firma del contratto e sia, diciamo così, invece quello che si aspetta il cliente o di cui ha bisogno il cliente. Quindi bisogna assolutamente andare a definire che cos'è un cambiamento, a metterci dentro una procedura formale che dica quando inizia, chi sono gli interlocutori, qual è il processo di escalation e quali sono le tempistiche per risolverlo, usando ovviamente anche la governance del contratto, nell'ambito della quale con i vari committee, i vari focal point che gestiscono il contratto, si va appunto a definire quale deve essere il processo di change, quindi di cambiamento del contratto.
Andando nel dettaglio, io ho fatto due slide molto sintetiche perché appunto preferisco poi esplicitarlo a voce di cosa stiamo parlando. Quali possono essere le motivazioni di un cambiamento nel contratto? Ovviamente quindi di quello che può essere l'ambito del servizio, la tipologia del servizio, la quantità del servizio, un progetto nuovo che non era, diciamo, valutato al momento della firma del contratto. I cambiamenti di strategia, banalmente IT o aziendali in generale, cambiamenti di leggi e regolamenti che vanno a impattare clienti che molte volte sono molto regolamentati, pensiamo alle banche, alle assicurazioni, piuttosto che cambiamenti organizzativi al proprio interno, anche societari, cioè banalmente fusioni, acquisizioni, trasferimenti di rami di azienda. Quindi tutte situazioni per cui il cliente ha un'esigenza specifica di richiedere al fornitore un cambiamento in corso d'opera anche impegnativo, anche sostanziale, che non poteva proprio essere previsto in sede di firma del contratto. Quindi ovviamente qui ci troviamo di fronte all'interesse del cliente di una rapida e precisa adempimento, adeguamento di questo cambiamento, perché si pensi, se mi cambia una legge che si applica a quella banca e necessariamente ho un obbligo di adeguarmi in un certo modo che coinvolge il mio fornitore, inevitabilmente il fornitore dovrà avere, tra virgolette, l'obbligo, no, di adeguarsi. Se non lo ha, non è un vero partner, e quindi dall'altra parte il fornitore ha tutto l'interesse, uno addirittura a far vedere al cliente quanto è partner, entrando dentro le motivazioni che possono avere gli interessi del cliente al cambiamento, quasi suggerendoli in certi casi, per efficientare proprio anche la macchina del cliente, il mondo del cliente, e dall'altra parte è l'interesse nel fornitore farsi vedere proattivo, farsi vedere un facile esecutore di questo cambiamento, senza però ovviamente poi diventare una hollus. Ovviamente c'è un business case che deve rimanere in piedi, e quindi inevitabilmente ci dovrà essere una valutazione dell'impatto del change. Ed è questo il processo formale che deve garantire, quindi una valutazione di quelli che sono gli impatti economici, gli impatti di delivery, che quindi necessariamente possono anche non essere economici, se magari c'è una particolare possibilità di efficientamento, e nello stesso tempo che quello che è assolutamente essenziale in fase negoziale è dare gli strumenti alle parti, come dicevo prima, per poter definire che cosa è un change. Cioè, banalmente, in certi casi ci sono state davvero forti negoziazioni per dire: allora tu, il fornitore, devi essere conforme alla legge. E in certi casi, quando il fornitore dice no, specifichiamo meglio, a volte il cliente si dice: ma come? Vuoi dire che vorresti eseguire un contratto, un servizio contrario alla legge? Assolutamente no. Ovvio che la normativa però può essere applicabile, quindi lo faccio come esempio abbastanza eclatante, può essere applicabile specificamente per quel cliente farmaceutico, bancario, assicurativo. Ovvio che la società IT che fornisce il servizio non ha l'obbligo di magari uniformarsi a quel regolamento mandatorio. Quindi da questo punto di vista ci deve essere l'apertura e la possibilità concreta di modificare il servizio. Dall'altro, il fatto di però, a meno che non ci sia il fatto che la regolamentazione in realtà si applica principalmente al servizio IT e al fornitore IT, ossia il core dello stesso contratto, allora in quel caso non rientra il change, la possibilità appunto di valutare negli impatti economici. Per cui la definizione e l'ambito del change o i meccanismi che il contratto può mettere a disposizione possono essere i più vari. Quindi dire, per esempio, se ci sono un certo sforzo di cosiddetti FTE, no? Full time equivalent, che non corrispondono a delle persone, ma corrispondono ovviamente a uno sforzo, a un effort che deve fare il fornitore, va sopra una certa soglia, in quel caso è change. Al di sotto il cliente dice: guarda, non me lo devi calcolare come un change, al massimo se me lo calcoli come un change, però un change free of charge, quindi senza farmi pagare l'impatto economico, e quindi anche questo fa parte di una normale negoziazione. Per cui banalmente in certi casi nel contratto IT
c'è il meccanismo del cosiddetto P per Q, no? Ovvero pay per quantity, e quindi anche in questo caso, se ci sono già dei meccanismi ovviamente predefiniti in cui mi si va semplicemente a aumentare la quantità dei servizi forniti, questo non può essere qualificato un change. Quindi la raccomandazione è di individuare il perimetro di possibili change futuri, che ovviamente non può essere un accordo puntuale e preciso su qualunque tipo di change, ma si affronteranno delle macro categorie di change, dando appunto dei threshold, dando dei criteri, di modo che, se sono chiari e ben fatti, sarà molto facile per il cliente e il fornitore andare attraverso il processo, che ovviamente può essere cambiato come tutto il contratto in base alle esigenze successive alla firma del contratto stesso, ma che già costituirà un'ottima base per andare ad affrontare tutti i cambiamenti nell'interesse assolutamente reciproco di entrambe le parti, che diventeranno più che fornitore e cliente, fornitore ma partner del cliente. Ecco, ho finito. Perbacco, rapidissima, ancora prima del previsto. Grazie mille, collega. Diciamo che ho cercato di essere densa nei contenuti che derivano anche proprio da un'esperienza concreta di negoziazioni, sì, al tavolo IT. Ecco. Molto bene, molto bene. Beh, a questo punto quindi non mi resta che passare al last but not least, al dottor Baroncini, che, ripeto, è stato l'ispiratore di questo progetto. E quindi non so se, dottor Baroncini, lei ha delle slide oppure se... No, se... no. Benissimo. Andiamo a braccio. Molto bene. Allora... Bene, grazie. Grazie, avvocato Casucci. Io sono Stefano Baroncini. Sono un imprenditore ormai dall'86 sul mercato dell'ICT. Rappresento Assintel. Assintel è l'associazione nazionale delle società di information technology che fa capo a Camera di Commercio, che fa capo a Confcommercio, e ovviamente voglio portare la mia esperienza come imprenditore, ma anche come direzione commerciale, avendo diretto le commerciali per lungo tempo, e porre l'enfasi sulle tecniche, sulla sensibilizzazione legale. Io sono sempre stato, io vengo da IBM, quindi IBM è stata una società che era molto attenta anche in modo antisiniano alle condizioni contrattuali. Io mi trovai, quando ero ancora molto giovane, nel cospetto di un cliente che si firmavano i contratti e poi dietro si giravano e c'erano le cosiddette condizioni generali. Bene, queste condizioni generali, una volta trovai un cliente proprio all'inizio della mia carriera che mi cominciò a fare domande puntuali su tutte, una per uno, e io non ero preparato. Quindi mi trovai in una situazione di grandissimo imbarazzo, e da quel momento capii che doveva essere un elemento portante, fondamentale, come conoscenza. Quindi in Assintel e soprattutto essendo Assintel un'associazione tecnologica, la parte di tecnologia più di altri tipi di prodotto o servizio ha bisogno di una specificazione dal punto di vista, chiamiamola legale, ma dal punto di vista, io la chiamerei, contrattuale, dove devono essere messi bene in evidenza i doveri dell'una e dell'altra, perché molto spesso sembra che il dovere sia solo del fornitore, quando invece nella tecnologia diventa importante sensibilizzare il cliente su quali sono i suoi doveri, i suoi adempimenti. Noi come Assintel, proprio perché io sono anche responsabile del Legal Department, che è stata una divisione creata apposta in Assintel per sviluppare e regolamentare i servizi degli associati, che sono molti, in forme contrattuali tipo, e abbiamo sviluppato
un contratto tipo di licenza software di manutenzione, un contratto di assistenza, un contratto di analisi, programmazione o time material, un contratto di consulenza, di formazione e di vendita di prodotti. E abbiamo utilizzato la stessa metodologia utilizzata oggi nella proposizione del contratto di outsourcing, che consiste non nel presentare un contratto, una condizione generale, condizioni generali, ma una matrice contrattuale col quale l'imprenditore può generare non uno ma n contratti in funzione del suo contesto aziendale e della tipologia del servizio. Quindi diventa molto utile per l'imprenditore confezionare quello che sono le proprie condizioni generali a specificazione di un servizio, di un prodotto, andando a scegliere e capire con competenza l'importanza di una clausola piuttosto che un'altra. Infatti l'avvocato Casucci faceva notare come sia importante definire ovviamente quelli che sono le premesse e le definizioni, molto spesso trascurate. E vi dico di più, nell'ambito della tecnologia le definizioni sono fondamentali, perché andiamo a parlare di termini che non sono assolutamente consueti. Io vi dico, dato che in Assintel abbiamo anche tante start-up, quando entriamo nella discussione di presentazione di una startup e parliamo di tecnologie, anche per addetti all'informatica, alla tecnologia come siamo noi, diventa veramente difficile poter capire e seguire. Quindi io la prima cosa che faccio, chiedo sempre, definiamo di cosa stiamo parlando, non diamo per scontato nulla, perché in questo modo è facile creare misunderstanding. Allora, voglio spendere due parole dato che i precedenti relatori hanno parlato e hanno fatto un'analisi molto attenta e che condivido, però rapportato sulle grandi aziende. Ovviamente come Assintel noi rappresentiamo le PMI e non ci sono in queste strutture, non ci sono legali dedicati, non ci sono neanche la capacità di gestire contratti come avvengono nelle grandi realtà. Quindi ancora di più c'è bisogno di avere una traccia culturale che possa sensibilizzare chi fornisce il servizio nel andare a definire i perimetri di definizione del proprio prodotto o servizio. E qui dico qualcosa di più, diventa un elemento che non deve diventare il firmare le condizioni cosiddette generali, le cosiddette condizioni generali, deve diventare un momento proprio di trattativa commerciale e non deve essere visto come una formalità da assolvere in fretta. Meno leggi il cliente, meglio è. Tutt'altro, il cliente deve essere edotto continuamente nell'esposizione della descrizione del proprio prodotto e servizio, in modo che alla fine le condizioni contrattuali non diventino un elemento esterno a quello che si è detto finora, ma diventi semplicemente una formalizzazione per iscritto di quello che è. E in questo caso una piccola media azienda ha bisogno di tracce di questo tipo, che diventano fondamentali per poter chiarire la propria delimitazione del servizio. Occorre, e qui faccio invoco anche un atteggiamento diverso che deve essere tenuto dal piccolo imprenditore o dai commerciali che vanno a gestire la trattativa,
di dignità. Dignità nel senso che se l'interfaccia è andare a parlare con un grande cliente, molto spesso noi ci siamo trovati che addirittura il cliente, senza sapere nulla, propone lui le condizioni generali di fornitura del prodotto o servizio, che è una cosa assurda. Io mi sono trovato di fronte a condizioni generali che, a fronte di servizi ad alta tecnologia, parlavano della sabbia. Io ho dovuto rispondere e dire: no, guardi, io non posso assolutamente firmare condizioni contro. Ah, ma noi siamo abituati così con i nostri fornitori. Dico, ma non con me, perché non andremo a soddisfare nessuna delle esigenze. Quindi a volte c'è un concetto di prevaricazione del grande verso il piccolo, che non, anche questo è una cosa che non ci sta assolutamente. E come tale, però, bisogna che l'imprenditore non abbia paura di perdere un servizio o un prodotto, perché di fatto potrebbe crearsi un problema. Quindi io sono sempre dell'idea della trasparenza e che la trasparenza e la chiarezza possano essere sicuramente i momenti in più importanti. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Allora, l'altra cosa è il considerare quindi questo contratto di outsourcing definisce una problematica sicuramente complessa, sicuramente spigolosa, ovviamente va gestita in termini di quella negoziazione che abbiamo detto. Anche se io devo esprimere delle perplessità su che cosa? Sull'andamento che il web service in generale hanno prodotto, che molto spesso le condizioni contrattuali si risolvono in un mettere un flag su una casellina, acconsento. E qua va proprio contrario a quello che ci siamo detti fino adesso, in cui la negoziazione, le condizioni generali, deve essere un momento negoziale, non un momento che viene assolto semplicemente a un acconsento e basta. Quindi noi ci muoviamo anche in un contesto dove certe abitudini date dai grandi molto spesso sono in contrasto con quello che dovrebbe essere una buona due diligence di comportamento del mercato, che in questo caso è bene che chi deve essere fruitore di un servizio, di un prodotto, e chi lo fornisce si facciano corresponsabili in questo atteggiamento. Ecco, noi abbiamo avuto ottimi rapporti con ADACI e con le altre associazioni proprio nel cercare di mettere insieme queste metodologie atte a fare trasparenza, perché se c'è trasparenza sicuramente riusciamo tutti a dare un servizio adeguato senza misunderstanding e senza creare disattese che poi sono pericolose e fanno male a tutti noi. Ecco, io vi ringrazio per l'opportunità avuto e mi auguro che ci siano altre opportunità per andare a standardizzare questa problematica, che sicuramente è molto complessa. Grazie. Molto bene, ringrazio il dottor Baroncini per questa chiosa di chiusura finale. Direi che tutti i partecipanti immagino abbiano percepito la qualità delle non solo dei contenuti che sono stati condivisi, ma soprattutto dell'armonia che è stata gestita in questo giro di lavori, che ci ha portato, credo, a 5 revisioni sostanzialmente dalla bozza iniziale, per arrivare a una finale, la sesta, che è quella che trovate e che troverete disponibile online a breve. Tutto questo in un periodo anche concentrato di tempo, tenendo presente anche un po' le varie difficoltà derivanti dall'effetto Covid, che da un lato ha semplificato, dall'altro ovviamente ha complicato un po' più la gestione dei lavori. Personalmente posso solo riferire che una sfida del genere, cioè riportare effettivamente a un tavolo di ragionevolezza, perché questa è stata la parola chiave, ragionevolezza di tutte le esperienze e le prospettive di ciascuna parte,
ha generato quello che io ritengo un contributo abbastanza unico nel suo genere. Almeno personalmente è la prima volta che mi trovo coinvolto nell'elaborazione di un testo così elaborato in maniera collettiva dal punto di vista delle prospettive, e quindi sono molto fiero e felice di questo esperimento, che sono convinto sia un'ottima strada. E qui i miei complimenti alla Camera di Commercio, perché voi non siete la prima esperienza, come avete ben raccontato, e devo dire complimenti. Non so, e questo magari forse ci potreste anche raccontare come piccolo matrice storica, quando è la prima volta che vi siete trovati a gestire un progetto con la condivisione di così tanti punti di vista per arrivare a un testo, diciamo, bilanciato. La prima esperimento quando è stato, dottoressa De Franco? Dottoressa De Franco, non so se è ancora collegata. Sì, ma risale a direi una ventina d'anni fa, non c'ero ancora io ad occuparmene, ma un tempo l'attività era affidata a professori universitari. Quando sono arrivata io abbiamo snellito, cioè non c'è più una commissione di professori, ma abbiamo voluto molto puntare appunto su un esperto giuridico, su un avvocato e su un tavolo che condividesse i lavori. Diciamo da una decina d'anni i lavori si svolgono in questa maniera, e le posso assicurare, da quello che dirà poi la dottoressa Calanni, che poi vi ha seguito, il vostro è uno dei tavoli meno diciamo burrascosi, perché a volte ci sono stati litigi che hanno portato, cioè, a degli scontri che poi siamo sempre riusciti in qualche modo a ricomporre alla fine. Non so, Patrizia, che ci segue su questo lavoro da qualche anno, se ci vuole riportare, no, qualche esempio. Sì, negli ultimi anni abbiamo avuto dei tavoli abbastanza con rapporti conflittuali tra le parti, perché c'erano sia le imprese che i consumatori. Se pensiamo al contratto tipo delle locazioni brevi, anche se poi il prodotto finito è stato apprezzato dal pubblico e richiesto, però ha portato a dover continuamente ad aggiustare il tiro. No, invece io volevo dire che questo contratto, che è ben con successo, lo riporteremo anche a livello nazionale, perché la nostra intenzione è quella di chiedere a un Camera nazionale, come facciamo ogni anno al treno di lavori, di riconoscerlo a livello nazionale. Quindi sarà vagliato poi da una commissione, sì, abbiamo una commissione nazionale formata dalle varie associazioni di categoria e dai professori universitari. È capitato che a volte venisse poi convalidato, e quindi il contratto assume valenza nazionale. Colgo l'occasione, prima del dibattito, per confermare che i prodotti, che il contratto tipo, la registrazione delle slide, stasera, probabilmente entro, se riusciamo, le 18, verranno messi sul sito, se non ci saranno problemi tecnici. Al massimo saranno comunque disponibili domani mattina, insieme alla registrazione dell'evento. Prego, avvocato Carucci. Molto bene, no, molto bene. E aggiungo il fatto che questo modello possa essere riconosciuto come, tra virgolette, un modello validato poi a livello nazionale, conferisce a questa iniziativa quella che è la best practice di settore. Tendenzialmente, al di là delle norme giuridiche che vanno rispettate, che sono il minimo, tra virgolette, sindacale, rispettare le norme, giustamente come la collega Onofri faceva presente, questo contratto credo che sia la prova invece di comportamenti virtuosi dal punto di vista contrattuale. Quindi alzare il livello non al minimo indispensabile affinché non vi sia una cosiddetta liability civile per scorrettezza contrattuale, ma salire di un gradino, far sì che quindi le parti abbiano stabilito in questo modo, codificandola, quello che è il ricorso agli usi e costumi corretti, no? Questa è la formula generale che rimane ancora nel codice civile, che permette ai giudici di considerare determinati comportamenti come i comportamenti virtuosi del settore, e arrivare a interpretare invece magari altri contratti che non hanno seguito questo modello alla luce di quelli che sono i principi derivanti. Quindi il grosso contributo dal punto di vista anche di significato per il futuro è che, a prescindere da quanti adotteranno questo strumento, che effettivamente semplifica la vita a tutti,
anche in altre situazioni avrà il peso di poter essere citato come un elemento che racchiude un bilanciamento di tutte le parti e quindi contratti difformi, magari a svantaggio di una delle parti, possono essere riletti dal magistrato o dall'arbitro di turno alla luce invece di quello che dovrebbe essere stato un comportamento virtuoso. Quindi è una forma di innalzamento della qualità e dei contenuti dei rapporti comportamentali tra le parti, non solo del tecnicismo necessario. E questo è importante, una forma anche di diciamo, etico al business. Prego. L'avvocato Casucci mi consente l'integrazione anche per venire a seguito a quello che ha detto il dottor Baroncini. Il fatto che questi contratti non costituiscano dei tecnicismi fa proprio in modo che siano strumenti vivi e che siano degli strumenti di lavoro per gestire le relazioni nell'interesse di entrambe le parti e non di una sola. E quindi, in ultima analisi, che siano adatti allo scopo per una gestione quotidiana dell'attività da parte di chi lavora sul campo, che sia dell'information technology o le divisioni di business utilizzatrici, che servono appunto per favorire le relazioni, ma anche per capire lo scopo di fornitura, il perimetro e cosa bisogna fare per raggiungere l'obiettivo. E quindi non siano dei documenti né accademici né appannaggio appunto solo dei tecnici del settore o comunque di chi può essere un avvocato o un ufficio di procurement, ma che siano proprio strumenti in ultima analisi proprio di project management. Condivido pienamente. Ci sono altri interventi da parte del panel? Io posso aggiungere, avvocato Casucci, che infatti sulla scia di quello che hanno detto i colleghi, secondo me questo strumento è stato prezioso per poter anche illustrare le varie sfaccettature di un contratto di information technology, che sono in effetti peculiari. Cioè, mi sono resa conto che in certi tavoli, e qui non facciamo distinzione tra tavoli grossi, tavoli piccoli, aziende piccole, medie o grandi, nel senso che mi è capitato di interfacciarmi con grosse realtà, ma completamente all'oscuro e a digiuno di che cosa sia un contratto di outsourcing, e viceversa piccole realtà molto al dentro delle tematiche del contratto di outsourcing. E mi lasci dire, questo strumento almeno dà proprio lo spunto per capire quali aspetti vanno curati, introdotti e negoziati. Perché io personalmente, nella mia esperienza ormai pluriennale, mi sono trovata di fronte a degli interlocutori veramente anche di livello, ma giustamente non specializzati di questo settore, e ho avuto grossissime difficoltà a far capire di che cosa stessimo parlando nell'ambito di quella fase negoziale. Cioè, ovviamente, vestendo il cappello fornitore e cliente, in certi casi giustamente il cliente è sempre un po', tra virgolette, prevenuto, no? O in certi casi anche il fornitore. Quindi il tema qual è stato? Che nell'introdurre certi tipi di concetti come il cambiamento, piuttosto che quindi una negoziazione, le dicevo nel change, piuttosto che ci si possono fare mille esempi, addirittura quelle che sono le clausole di cosiddetta post-contract verification, cioè no, di verificare dopo aver fatto la prima fase della cosiddetta transition e transformation del servizio, no, che cosa abbiamo di fronte una volta che siamo entrati in casa al cliente. Vi assicuro che in certi casi è stato, oddio, voi volete cambiare tutto quello che stiamo firmando ora, un domani, no, non è così. Cioè il mandare il messaggio del fatto che sia uno strumento vivo con tutti gli aspetti che abbiamo citato nella maniera più esaustiva possibile nel contratto stesso, credo che sia davvero uno strumento fondamentale di sensibilizzazione di cosa dobbiamo tener conto in un contratto IT, da entrambe le parti ovviamente. Questo mi sento proprio di dirlo perché è stata una bella raccolta di tutti questi aspetti, di queste tematiche. Volevo fare, se mi è permesso, un intervento. Volevo ricordare che tra le iniziative fatte proprio a supporto di quello che diceva la dirigente De Franco, che era dopo 20 anni che si era ripreso, noi stiamo anche come iniziativa della Camera di Commercio rivedendo gli usi e i regolamenti.
E anche lì andiamo a riprendere delle parti, dei paragrafi di definizione di usi e regolamenti legati alla information technology, alla tecnologia, datati 1985, quindi pensate in questi anni cosa è successo. Anche quello è un lavoro molto importante nella direzione che ci siamo detti di fare cultura e cercare di normare e creare degli standard di mercato. Ecco. Sì, ecco, l'anno scorso abbiamo visto gli usi in materia di software, quest'anno internet provider, vediamo. Esatto. L'anno prossimo dovrebbe esserci l'altro settore. Esatto. E sì, è completamente stravolto il testo, abbiamo visto, e abbiamo avuto bisogno di fare per le varie usi nuove, visto che i testi erano datati, dei sondaggi presso le imprese stesse, perché era abbiamo anche cambiato la metodologia di lavoro rispetto al passato. Esatto. Levare questi nuovi usi. Tutto bene. A questo punto adesso direi che possiamo dare la parola ai partecipanti. Non ho visto domande specifiche nella chat, salvo sapere come scaricare o cercare di capire come accedere al documento e alle slide, cosa a cui è stata già data risposta. Per cui mi rivolgo ai partecipanti, se vi è qualche specifica curiosità o interesse derivante dalle relazioni. Ovviamente il contratto lo dovete leggere prima di poter poi andare a, come dire, rilevare elementi di ulteriore approfondimento. Questo è perfettamente comprensibile. Per cui, visto che siamo nei tempi precisi come degli svizzeri, anzi in anticipo, direi se vi è qualche domanda, magari credo che per rendere più vivace la cosa, invece che scrivere in chat, potrete attivare il vostro microfono e porci direttamente la domanda. Non ce ne sono. Beh, ci stanno pensando probabilmente. Avete qualche intervento relativo alle vostre esperienze? Come certe tematiche contrattuali sono viste nelle vostre aziende, come vengono gestite e se pensate che un modello di questo tipo possa aiutare in tal senso a favorire le relazioni tra le parti? Vedo una mano alzata di Andrea Porcheddu, sbaglio? Non so se è voluta o no, prego. No. Il microfono non è attivo, prego. Mi sentite ora? Adesso sì, prego. Grazie. Volevo capire se questo contratto tipo ha una sua utilità anche nel relazionarsi con fornitori esteri o se il fatto che sia un fornitore estero cambia totalmente le carte in tavola. Certo, ma io questo è un tema che un po' ce lo siamo posto in realtà. Abbiamo dopo cercato di prevedere su alcuni meccanismi, ad esempio, scioccamente, ma come notificare. In Italia siamo abituati a utilizzare la PEC, però ci siamo posti il tema che dove la PEC non abbia la capacità di raggiungere lo scopo, non resta che utilizzare la vecchia registered letter, per usare i termini inglesi. Ora, il testo è solo in lingua italiana, questo è vero. Questo non so se traduce, abbiamo previsto anche la traduzione. Perfetto. Tenendo conto che però essendo molto tecnico, in caso di controversie prevale sempre il testo italiano. Questa è una frase che mettiamo, però verrà tradotto, quindi penso un mesetto sul sito ci sarà anche la versione in inglese. Beh, questo per l'aspetto di traduzione, ma rispetto al proprio il quadro normativo, quello viene poi modificato a seconda delle normative del diciamo del paese di residenza del fornitore. Ma dunque, la legge applicabile è un criterio che normalmente viene negoziato, e così anche il foro, cioè il luogo dove si vanno a distinguere o decidere, diciamo, le controversie. Tenga presente che in ambito comunitario siamo sostanzialmente, salvo particolari eccezioni, ma in generale tutti armonizzati. Quindi il tema si può porre con un fornitore extracomunitario, il quale però, se deve operare nel territorio comunitario, un cliente o fornitore che in qualche modo beneficia del ruolo dell'intervento di un soggetto che risiede all'interno dell'Unione,
Ecco che la normativa europea ha un'efficacia assorbente. E questo è importante perché vi sono alcune regole che possono avere un effetto di prevalenza significativa. Io lo vedo, ad esempio, dal lato delle licenze in materia di diritti di IP. Molte volte cittadini stranieri impongono come concedenti o come licenziatari, per motivi di rapporto di forza, leggi applicabili e fori stranieri. Ora, questa cosa, che nuovamente fa parte un po' della negoziazione, va letta dal lato nostro, quindi di cittadini europei, nell'ottica che determinate regole non sono opponibili se sono in contrasto con il contesto comunitario e quindi automaticamente vengono disapplicate nel momento in cui devono essere poste in esecuzione nei confronti di un soggetto che ha residenza all'interno dell'Unione Europea. Quindi questa, soprattutto per i temi legati ad abusi contrattuali e quant'altro, normalmente si riesce ad arrivare a spiegare, non deve essere una trappola evidentemente, perché se no non partiamo già col piede sbagliato, ma spiegandolo al nostro interlocutore normalmente arriva a convenire che è il suo interesse che qualsiasi prestazione, ripeto, sia come cliente sia come fornitore, per poter diventare eseguibile ed essere sottoposta ipoteticamente a forme di, come dire, di messa in esecuzione, devono prevedere la coerenza con le norme all'interno dell'Unione Europea e in particolare, ancora più facilmente, se parliamo di soggetti italiani, alle norme italiane. Questo può essere soggetto a un foro, tra virgolette, di, come dire, di decisione anche diverso, purché venga applicata la normativa italiana o comunitaria, e così a maggior ragione in un sede arbitrale, tant'è che una delle opzioni alternative che abbiamo proposto è quella dell'arbitrato. Quindi da questo punto di vista io ritengo che possa essere qui utile spiegare al vostro interlocutore straniero che è interesse di entrambe le parti, visto che voi siete, almeno la sua azienda, una sede in Italia, sto facendo un esempio specifico, far sì che qualsiasi prestazione, qualsiasi obbligo sia perfettamente discutibile e inforzabile, come dicono a livello straniero, enforceable, nel territorio italiano, perché altrimenti corriamo il rischio che colui che vuole la giurisdizione straniera si trovi con una decisione, magari giudiziaria, non eseguibile nel territorio di riferimento, e così via. Quindi spiegando bene, e questo è un tema che purtroppo viene spesso trascurato, perché è l'ultimo degli aspetti di un contratto e vi è una sorta di come dire bargaining, detto appunto all'americana e all'inglese, per cui si gioca la legge applicabile, il foro, come se fosse una cosa da così alternativa, ti do questo, prendo questo. Non è così, le conseguenze sono importanti in questo caso, ovviamente, per dare coerenza all'interpretazione e all'eseguibilità delle varie prestazioni e dei vari obblighi derivanti dal contratto. È bene che la normativa applicabile sia coerente col soggetto che, almeno una delle due parti, che è sottoposta a tali vigilanze. Adesso non so se la collega Onofri, che vedo sì, pronta a dare il suo Se posso aggiungere, basandomi sulla mia esperienza anche internazionale, quello che ovviamente ha detto è assolutamente reale, perché poi tutta l'interpretazione a livello italiano ovviamente non può che essere in linea con la legislazione italiana, e ovviamente poi ci sono normative al contratto applicabili, banalmente la 231, quindi cioè tematiche molto specifiche italiane, anche se poi nei contratti di outsourcing sappiamo che vengono citate anche norme di anti-corruption americano, piuttosto che diciamo gli americani amano questo divieto di esportazione di beni dove non c'è l'embargo, quindi una serie diventa un po' un mix come strumento di lavoro. Ma posso comunque confermare che questo diciamo draft contrattuale, questo standard contrattuale, contenendo gli elementi essenziali di un contratto di outsourcing, viene riconosciuto anche all'estero, cioè all'estero ovviamente con applicazione anche di clausole più ridondanti, tipiche degli anglosassoni, che come diceva l'avvocato Casucci in certi casi sono contratti da 60 pagine in cui uno si perde, però la tipologia di clausole, di tematiche sono assolutamente riconosciute anche a livello internazionale, perché sono le tematiche classiche di un contratto di outsourcing e quindi di information technology, per cui sono assolutamente un valido strumento di lavoro anche verso l'estero. Grazie.
Poi ho visto che c'è un'altra domanda che riguarda l'aspetto di proprietà di un software. Per esempio, in un contratto in cui un fornitore crea un software specifico per un cliente, come viene gestita questa parte nel contratto quadro? Qui, Avvocato Casucci, non so se vuole iniziare lei, poi magari diciamo che possiamo fare qualche commento comune. Infatti abbiamo due fonti di domande, una sulla Q&A, invece di Zambelli, che credo sia un proprio un tema suo, perché ne avevamo poco parlato quando abbiamo i provider Microsoft, Amazon e Google che impongono regole di uso sulle loro piattaforme, come trasmettere al cliente le clausole d'uso, eccetera. Quindi direi, lascerei a lei la risposta su questa specifica, e invece riguarda il tema della proprietà del software. Allora, questo tipo di specifica, che è proprio un tema di proprietà intellettuale, è stata una clausola che abbiamo elaborato proprio per tener conto del fatto che il committente tendenzialmente è proprietario, per effetto del contratto, di quello che è l'output creativo, salvo che le parti decidano altrimenti. Ora, da questo punto di vista, spesso può capitare che un fornitore generi una soluzione tecnica di cui voglia riservarsi però, ad esempio, l'applicazione nei confronti di altri e terzi, proprio perché magari, pur avendo generato quella soluzione in occasione del rapporto contrattuale, poi si possa riservare e dire, beh, però vorrei essere libero di poterla applicare altrimenti. Ora, questo vi è sicuramente una parte che rientra nella discrezionalità delle parti. Non abbiamo lasciato niente ad automatismi che prevedano l'idea di dire, vi è un'automatica, diciamo, spossessamento dei diritti da parte del cliente che ordina al fornitore il servizio creativo, o al contrario, come spesso accade, il committente ha solo la licenza d'uso senza poterne fare altro, mantenendo la proprietà in capo al fornitore. Questo aspetto quindi rientra proprio in quella che è una discrezionalità, che deve tenere bilanciate le due posizioni. Sul tema della simmetria, e poi dopo passo la parola alla collega Onofri, dove le imprese piccole sembrano più pronte o già conoscono in parte questo strumento, con una standardizzazione, la simmetria, dove veramente sì, ci sono diversità di disponibilità, di attenzione, eccetera, non necessariamente trova una soluzione in una standardizzazione, ma l'esempio che noi qui abbiamo generato assieme è quella che potremmo definire una best practice, che rende omologhe le condizioni, grande o piccolo. E evidentemente il graduare poi quella che riteniamo essere una posizione mediana a favore di uno piuttosto che dell'altro rientra in un'ottica ovviamente negoziale, su cui ovviamente non dobbiamo e non possiamo intervenire. Una cosa fondamentale è che quindi la misurazione, la soluzione misurata, debba mantenersi in un'ottica di ragionevolezza, evitando posizioni che possono poi essere definite abusive. Questo sì. Quindi la nostra proposta è una proposta che già permette un bilanciamento di posizioni, lasciando un agio a seconda dei rapporti di forza. Uscire da questo agio espone chi forza l'uscita a un'ipotesi evidentemente di abuso del rapporto contrattuale. Quindi questa è l'idea. Prego, collega. Io non vedo la domanda che lei ha. Ah, io la vedo nella Q&A, nelle freccine sotto, la leggo. Ah, ok, no, adesso lo vedo. Allora, ce ne sono più di una, contratti di assurdi con la parte che la prima esame, servizi provati. Ah, ok. Sì, allora, questo è in effetti ci capita. Capita, diciamo che lì siamo di fronte a varie tipologie di contratti. Banalmente possiamo avere le cosiddette rivendite, no? Di diciamo così, di soluzioni, quindi Microsoft, non so, ServiceNow, eccetera. Ovviamente in questi casi il contratto è un po' un ibrido, cioè
Da una parte abbiamo la parte, diciamo, di servizi, magari di manutenzione o di governance semplicemente del contratto, che va evidenziata come il nostro core da parte del fornitore, no? Dall'altra parte bisogna rendere assolutamente trasparente verso il cliente ed evidente il fatto che ci sono una serie di regole che il provider originario chiede di seguire. Quindi banalmente si può inserire dentro il rinvio al sito o comunque al link, no, nell'ambito della quale ci sono proprio tutte le condizioni di utilizzo di quel software, di quella piattaforma, oppure vabbè, in certi casi, e quindi anche lì si può dire: guarda che io, fornitore, non rispondo di eventuali non funzionamenti di quella roba lì che non ti fornisco io, diciamo così. Ovviamente poi è ovvio che una responsabilità non potrà mai essere azzerata, ovviamente. Mentre invece, diciamo, ci sono altre situazioni in cui con fornitori molto strutturati, anche come Microsoft, eccetera, in cui diventa una triangolazione, cioè la relazione è a tre, per cui è proprio lo stesso Microsoft che chiede di firmare anche all'acquirente finale un agreement, diciamo così, che dice: guarda, io ti autorizzo a comprare da quel fornitore lì, sappi che ci sono queste regole. Quindi è una triangolazione che rende più facile anche al fornitore il fatto di appunto rendere evidenti queste regole che di cui stavo parlando prima. Quindi dipende un po' dal fornitore di software. Tipico di grandi progetti di, diciamo, di implementazioni informatiche, dove si hanno delle licenze fornite da un grande provider e poi c'è un partner installatore che ti segue l'implementazione, supporto post go live, e ha la responsabilità contrattuale di portare, diciamo, in porto l'obiettivo con il cliente, perché comunque si parla di progetti condivisi, no? Prima parlava il dottor Baroncini di clausole dove devi mettere la spunta. Purtroppo una cosa tipica, però è più tipica di servizi o prodotti venduti così come sono a commercio, a consumo, non di progetti condivisi con responsabilità cliente fornitore che hanno un certo livello di customizzazione o, passatemi il termine, di tailorizzazione su di una soluzione specifica presso un cliente. Quindi, diciamo, magari anche piccole e medie imprese, però comunque progetti che hanno una certa portata organizzativa e che non sono prodotti standard da vendere as is. Certo, ottimo. Rispondo a quella sul tema privacy. È previsto una specifica clausola, l'articolo 20, che è proprio stata particolarmente curata da ADACI, in cui ci siamo ovviamente allineati al tema GDPR e alle regolamentazioni specifiche, per cui nella lettura della clausola numero 20 vi troverete tutti i parametri di richiamo delle regole GDPR. Ovviamente anche qua, avvocato Casucci, posso aggiungere il fatto che allora tendenzialmente poi è giusto che nell'ambito, qui non abbiamo messo allegati specifici, avremmo dovuto metterlo per tutto, ovviamente dalla TNT, dicevamo al change, eccetera. Ovvio che poi ci sarà un allegato specifico che sarà, diciamo, annesso al contratto nel caso in cui ci sia un trattamento di dati rilevanti ai fini privacy, e quindi solitamente nel mercato il fornitore è un responsabile del trattamento, quindi è praticamente un data processor e non, come dicono in inglese, un data controller, cioè non un titolare del trattamento che rimane il cliente, perché ovviamente è il titolare del trattamento, ovvero il cliente, che darà al fornitore tutta una serie di istruzioni in linea ovviamente con il GDPR, in un allegato specifico, in una nomina specifica, e comunque anche quella può essere negoziata, perché è vero che c'è un'applicazione della normativa privacy che inevitabilmente genera certi obblighi e certe responsabilità, ma questo mi permette di ricollegarmi alla tematica del change, ovvero mi va bene che tu mi fai un audit a fine privacy, oppure mi va bene che tu subisci un audit cliente e quindi mi verrai a chiedere la qualunque della mia cooperazione.
però attenzione, ci saranno dei limiti di ragionevolezza, dei limiti di comunque negoziali anche nell'ambito della nomina responsabile del trattamento, che ovviamente poi conterrà tutte le misure di sicurezza specifiche, e qui c'è la parte magari più security dell'azienda, del fornitore, che dirà sì, ok, metteremo in campo per esempio l'encryption, quindi il criptare i dati, piuttosto che, a seconda però della tipologia di dati e di rischio, della valutazione del rischio che è in capo al titolare. Quindi attenzione, perché in certi casi molti titolari tendono a ribaltare le proprie valutazioni sul fornitore. In realtà il fornitore non può altro che, come dire, in questo caso essere un ausiliare della valutazione se richiesto, ma la valutazione dei propri dati non può che essere fatta in relazione al rischio da parte del titolare del trattamento. Questo è un po' un heads up, diciamo, della relazione titolare e responsabile tra fornitore e cliente. Molto bene, espresso in maniera perfetta. Non vedo altre domande. Posso aggiungere sulla privacy? Prego. Volevo aggiungere che questo aspetto, diciamo così, in questo ultimo anno è ripreso in esame da molte aziende. Non solo, diciamo così, sull'aspetto di cartaceo e archivi dati, ma la privacy è molto di più. È autorizzazioni, è gestione password, è autorizzazione ai terzi, è la responsabilità anche dell'informazione non solo interna in ambito IT, ma anche di ciò che si scambia con il fornitore. Ecco, in questo ambito suggerisco non solo alle grandi aziende, ma anche alle piccole aziende che fanno parte di filiere grandi. Ci sono aziende molto importanti come, non so, Leonardo, Fiat Hitachi Rail, la stessa Automotive, che sta cercando di inglobare su questo concetto di privacy nei contratti, lo sta mettendo proprio anche come elemento di esclusione di un contratto. Perché? Perché il dato e la riservatezza degli oggetti che vengono scambiati fra cliente e fornitore, anche in forma di trasferimento di informazioni, possono essere in qualche modo, devono essere protetti. Ecco, quindi privacy, protezioni, canali di distribuzione fanno parte di qualcosa che noi abbiamo voluto inglobare in questo contratto. Quindi attenzione, perché è come se l'asticella, no, in tutte le cose che abbiamo ricalibrato in questo contatto, ci accorgiamo che sta salendo un po' per tutti, quindi è richiesta un'attenzione più alta, non solo a un foglio formale. Certo, è così. E questo mi permette di rispondere anche alla domanda di Giovanni Bellon, se una prevista, nel contratto è prevista una sola obbligazione di mezzi oppure anche l'obbligazione di risultato. In realtà, come andrete a vedere all'articolo 10, è previsto un mix di entrambe, nel senso che la predisposizione di milestones che prevedono a determinate verifiche di raggiungimento di quelli che sono risultati previsti e concordati dalle parti, evidentemente corrisponde allo stato d'avanzamento. Ma come proprio prima Stucchi ha ben definito, con l'ipotesi di andare a rendere viva l'adattabilità e di negoziare in buona fede, ipotesi in cui magari il risultato desiderato non è percorribile o non è raggiungibile in base a determinati problemi che sopraggiungono, ad esempio, questo permette in buona fede di avere o accettazioni parziali o insieme delle modifiche in buona fede di adattamento dell'attesa prevista inizialmente. Quindi, proprio per evitare delle rigidità che non aiutano e che si prestano solo a generare dei conflitti, tra virgolette, inutili, o perlomeno gestibili e risolvibili. Ecco, non so se su questo aspetto il dottor Stucchi vuole aggiungere qualcosa. Perché... Sì, diciamo che mi rendo conto che forse è una tematica che, diciamo, sposta di non poco la lancetta rispetto a modifiche al modello che possono essere considerate minori, ma diciamo che un modello contrattuale, affinché sia sufficientemente generico, non può prendere nettamente una strada di obbligazione di mezzi, obbligazione di risultato, perché altrimenti non sarebbe, non dico adatto, ma quantomeno adattabile a tutte le situazioni. Quindi io raccomando, nella mia esperienza,
che ci sia un'obbligazione di risultato su progetti complessi che devono avere delle deliverable ben definite e delle responsabilità in termini di attività e tempi da parte del fornitore, ma in cui il cliente può mettere in condizione il fornitore di lavorare in certi termini, in certe date. Viceversa, laddove si ha più delle situazioni più sfumate, dove si fa cominciare a lavorare un fornitore, alcune deliverable magari sono chiare, alcune no, in alcuni casi si vede in corso d'opera dove andare a parare, probabilmente l'obbligazione di risultato non è la miglior forma contrattuale, l'appalto, perché comporta delle obbligazioni anche per il cliente e qualora il cliente non fosse in grado di mantenerle, o il contratto dovrebbe continuamente essere emendato tra le parti con continue negoziazioni, o alla fine risulterebbe non più applicabile perché non più aderente alla realtà dei fatti. Quindi, per esempio, su un piano di progetto diventa nel senso indefinito e non viene emendato tra le parti, in termine tecnico credo che si dica at large, quindi praticamente significa che non è più, diciamo, impugnabile tra le parti, perché le parti hanno de facto accettato che non sia più, diciamo, accettabile e che non sia più traguardabile, diciamo. Sì, anche qua posso aggiungere che, diciamo, in effetti si suggerisce di evitare una definizione fine a se stessa di obbligazione di risultato. Se banalmente in alcuni casi i clienti chiedono: mi garantisci che raggiungerò quell'obiettivo che mi sono prefisso utilizzando il tuo servizio? Ecco, qui la risposta dovrebbe essere ni, cioè, come diceva giustamente il dottor Stucchi, se io ti ho dato un deliverable ben descritto e lo faccio e poi tu porti in casa quel deliverable e non lo utilizzi come devi o non raggiunge i fini perché la tua azienda non è stata in grado per la mancanza di organizzazione, una carenza di deliberazioni del management, qualunque cosa, ovvio che non può essere una mia obbligazione di risultato, no? Quindi l'obbligazione di risultato è contestualizzata a un deliverable. E quindi diciamo che noi legali infatti non amiamo mai le definizioni generiche di dire sì, guarda, è un'obbligazione di risultato a tutti gli obiettivi che il cliente vuole raggiungere, perché come capite è un senso. Io non so quali obiettivi ha e con che mezzi il cliente vuole raggiungerle. Io do gli strumenti e sugli strumenti bisogna essere chiari quali sono. Ecco, è differente. Quindi è un'obbligazione a metà, come diceva l'avvocato Casucci, giustamente. È sì di risultato, ma è del risultato previsto e regolamentato nel contratto, non astratto in generale. Ecco. E ricolleghiamo al fatto che il contratto è uno strumento di lavoro condiviso tra le parti e che le due parti si impegnano a rispettare con delle mutue obbligazioni, avendo dei mutui benefici. Certo. Poi c'è un'ultima domanda, vedo una trattativa. Un caso specifico, dove una controparte ha chiesto l'inserimento di una garanzia gratuita sul malfunzionamento della web app che dovrà essere sviluppata. Allora, il punto è, la domanda è legata, questa può essere considerata una condizione solo a vantaggio del cliente? Beh, se il cliente richiede questa prestazione accessoria della web app e una garanzia sul malfunzionamento, è evidente che rientra un po', ecco, di nuovo sui deliverable che decidiamo di negoziare nei vari milestone. Quindi è evidente che è nell'interesse del cliente committente, in questo caso, aggiungere di negoziare. Ovviamente da questo punto di vista sta a voi verificare se questa garanzia possa essere assunta, se gratuita o no, o collegata a prestazioni ad esempio di verifica d'altro genere, oppure a delle liberatorie legate a comportamenti sotto non nel vostro controllo, tipo l'assenza di rete, evidentemente non è una cosa che potete controllare. Quindi ci sta che il cliente richieda anche questo tipo, anche perché ormai le web app sono sicuramente di grande utilizzazione, diffusione. Certo è che proprio perché ha un valore, nell'ottica di rendere probabilmente più semplice e più accessibile determinate forme di controllo, di verifica, evidentemente questo valore negoziatelo ponendo bene anche le condizioni di inoperabilità della garanzia a fronte di
fattori che già voi siete in grado di prevedere. E questo aiuta sicuramente nel non lasciare, come dire, ad affidarsi a, a generiche difficoltà, se non rispondo di fatti che io posso, non posso controllare, perché questo aiuta poco, porta sul tavolo di un organo giudicante il problema. In 3 secondi posso dare un suggerimento. Prego. In merito, è allora vessatoria sicuramente non lo è, perché la garanzia è una best practice universalmente riconosciuta. A vantaggio del cliente sì, però in sede negoziale si può anche far valere il fatto che è a vantaggio anche del fornitore, perché a meno che non siamo in un contratto totalmente time and material, dove una prestazione d'opera che il paghi al fornitore le giornate che fa, un periodo di troubleshooting, di fine tuning dopo il rilascio di una certa applicazione è a vantaggio anche del fornitore per vedere che cosa non va e, diciamo, tutela anche il fornitore, perché eventuali obbligazioni del fornitore verso il cliente non vengono impugnate in maniera incontrovertibile dopo il go live. C'è un periodo di garanzia in cui si dà al fornitore l'opportunità di sistemare le cose nelle more del contratto già stipulato. Corretto. E questo risponde anche al commento che Andrea Porcheddu ha fatto proprio per dare coerenza a quanto detto. Ecco, ci avviamo ormai alla fine. Ho promesso che entro le 17 avremmo liberato i vari relatori, da cui il sottoscritto, perché avevamo predefinito questo slot. Credo che eventuali ulteriori quesiti possano poi magari essere indirizzati alla Camera di Commercio nel caso, e immagino che molti dei quesiti possano essere in parte risolti o superati dalla lettura poi del contratto. Quindi non posso altro che invitarvi ad approfittare di questa ottima iniziativa, di esaminare la bozza contrattuale che abbiamo elaborato su specifiche questioni. Io non so qual è la policy della Camera di Commercio, ma mi faccio parte disponibile da fare da, diciamo, back office per le eventuali risposte da coordinare, quindi chiederei, okay. Ecco, perfetto, grazie Sasha Calani, di fare magari da filtro e accorpare molteplici quesiti. Accogliamo, perfetto, ecco. Accogliamo. Hanno da proporre dei quesiti, possono scrivere, adesso poi magari la mettiamo in chat la nostra mail, che è regolazione.mercato@mi.camcom.it, e poi noi ve li inoltriamo, i vari quesiti, se ne arriveranno altri dopo la lettura del contratto. Molto bene. Va bene. Allora, se non ci sono domande, ecco, la collega ha già scritto, quindi il nostro indirizzo mail è in chat. Io ringrazio tutti. Grazie a voi. La partecipazione e vi auguro buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a tutti, grazie al relatore, all'avvocato Casucci e a chi ha partecipato. Grazie. Grazie. Buona serata.